Dati Castelli, un borgo medievale magnificamente ristrutturato, delle camere splendide, qui c'è buona tavola, c'è accoglienza, c'è una collina che spazia per varie colline, c'è il buon vino e c'è un gruppo di giornalisti amici che hanno potuto tastare e provare queste delizie della Toscana, magari un po' minore, però che merita di essere conosciuta. Daniele, tu cosa ne pensi? Relella di Castelli mi ha sempre colpito e ammagliato per la sua armonia. È un posto dove il silenzio, lo charme, la cura dei particolari, dei dettagli, sia nelle camere che nella zona ristorante, che negli ambienti comuni, vince su tutto e ti invita a stare più giorni qui. Solo confermare quello che ha detto il collega, che è un posto bellissimo, piacevole, rilassante e fotograficamente bisogna dire che qui ci sono dei colpi d'occhio che ti permettono di fare delle immagini bellissime. I borghi toscani sono una meraviglia, l'abbinamento cucina, luogo, storia e tutto un insieme di cose che veramente combaciano in un'armonia di buon gusto e qualità. Questo è veramente una cosa da apprezzare moltissimo. Beh, noi siamo nel cuore del Crete Senese, quindi dire Crete Senese è già dire tanto. Dati Castelli credo che sia il massimo, la massima espressione dell'ospitalità e del buon gusto nella ristrutturazione di questo bellissimo borgo. Per quanto riguarda la cucina, credo che sia un'altra interpretazione della cucina legata al territorio. I piatti che abbiamo assaggiato questa sera erano piatti della tradizione, ma soprattutto piatti del territorio, che è la nuova frontiera della cucina di qualità.